Purtroppo quello che avete letto dal titolo è vero. Vorrei che questo fosse uno dei casi in cui si mette un titolo clickbait, ma non è così. Faccio questo video un po' per esorcizzare il fatto, un po' per sensibilizzare le persone su quanto sia importante guidare ed essere sempre attenti, non solo a noi stessi, ma anche agli altri quando si sta in macchina. È capitato a me, per fortuna lo dico già da adesso, sto bene, non ho riportato nessun tipo di danni se non piccole cose di cui adesso vi parlerò, però questo sono cose che possono andare a finire in maniera molto 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 grave e quando poi ti succedono effettivamente te ne rendi veramente conto. È una di quelle cose che dici: oh, non capiterà mai a me, però poi quando capita capisci il vero senso. Quindi vi racconto un po' quello che è successo. Stamattina mi sono svegliata, ho fatto insomma tutte le mie cose normalmente, mi sono anche truccata, ricordate questo dettaglio che dopo sdrammatizzeremo. Mi dovevo incontrare con una mia amica ad Ostia, quindi sono salita in macchina, sono arrivata, ci siamo incontrate, abbiamo fatto la nostra colazione. Tra l'altro trovate i video su TikTok perché stavo registrando un TikTok. Siamo state insieme più o meno dalle 10 fino alle 2. Sono risalita poi in macchina per tornare verso casa, anzi neanche stavo tornando verso casa perché dovevo andare da un'altra parte a registrare un altro video, il mukbang dove rispondevo insomma a tutte le vostre domande, eccetera, eccetera. Quindi avevo messo il navigatore, posizionato il telefono dove lo posiziono sempre e sono andata per la mia strada, che è una strada che ho fatto veramente centinaia di volte. Poi io ho la patente da 6 anni, non ho mai avuto nessun tipo di problema, non ho mai preso nessuno. Per fortuna sono una persona che quando guida è molto 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 diligente, come dovrebbero essere tutti, quindi tranquillamente ero per la mia corsia. Avevo collegato poi con la musica, ho messo la mia solita playlist dei BTS. Non so a chi di voi è di Roma o ha mai fatto questa strada di Ostia, più o meno all'altezza di Ostia Antica c'è un semaforo e la strada è a due corsie, una che va in un senso, una che va nell'altro. Ovviamente bisogna stare molto attenti. Tantissime volte in questa strada mi è capitato di vedere persone che sorpassassero, che ovviamente non è una cosa da fare, soprattutto su una tipologia di strada del genere, che non è neanche ampia. Ai lati ci sono i guardrail e le corsie, diciamo, laterali, quindi questa è quella centrale. Quindi io andavo tranquillamente guardando dritta per la mia strada. Io ricordo nitido proprio di me che vado dritta, tranquillissima. Sarò andata più o meno a 60, massimo 65 km orari. A un certo punto, vi giuro, è stato un secondo uno, mi sono vista arrivare dalla corsia dalla parte opposta una macchina grigia che ha sbandato verso la mia corsia. L'ho proprio vista, cioè davanti a me. Non ho fatto in tempo a fare nulla, se non io mi ricordo di aver leggermente sterzato verso la destra per cercare ovviamente di evitarlo, perché ti vedi una cosa che arriva da qua, cerchi di andare alla parte opposta. A un certo punto ho chiuso gli occhi e quando li ho riaperti c'era tutto fumo, gli airbag, tutto esploso. Sono felice in realtà di raccontarvi questa cosa, ripeto, di stare bene, di raccontarvela anche con qualche battuta, qualcosa di esilarante, perché devo trovare qualcosa di esilarante in tutta questa situazione. Magari per qualcuno sembrerà strano, dice: ma come questa ci ha appena rischiato letteralmente la vita, eppure ce le racconta così. Poi ovviamente ognuno, no, reagisce a modo proprio. Io ho questo ricordo proprio dopo l'impatto, apro gli occhi, vedo tutto fumo, tutti gli airbag esplosi e sento la musica che avevo collegato, che ancora andava, Duset, che sarebbe appunto 2.esclamativo 3.esclamativo, quindi non so se era veramente un segno divino. Fatto sta che non trovavo il telefono, cioè lo sentivo ma non lo trovavo, quindi come prima cosa ovviamente mi sono accertata di stare bene fisicamente, di non avere problemi. Ho mosso un po' le braccia mentre che ero ancora in macchina ferma e ho cercato di aprire lo sportello per uscire, ovviamente per la botta che avevo preso per l'impatto, che non era proprio frontale perché io avevo un po' quindi laterale verso la parte dove si guida. Lo sportello era rientrato, quindi era un po' incastrato, ci ho messo un po' e sono uscita. Mi sono subito messa in piedi, non avevo nessun tipo di problema. Fortunatamente l'airbag si è aperto, ho visto anche nella parte sotto. Io non ho mai fatto un incidente di questo tipo, ripeto, per fortuna, quindi non sapevo come funzionassero gli airbag, però so di aver preso una botta davanti perché avevo il segno tutto della polverina qua sul naso, per intenderci, quindi attutito così. E poi appunto anche la parte delle ginocchia è stata protetta sotto, quindi io non mi sono fatta assolutamente nulla, mi sono alzata. Dietro di me per fortuna non c'era nessuno, perché altrimenti, cioè, magari sarebbero state coinvolte anche altre persone. Dal lato opposto dove la mia macchina
era ferma, incidentata, la gente continuava a passare e ovviamente si sono fermati, mi hanno chiesto come sta, come non sta, le serve qualcosa. Io non trovavo il telefono, quindi per fortuna una ragazza si è fermata, mi ha dato il telefono, ho chiamato mia madre subito. Lei è una persona che si impanica molto facilmente, anzi questa cosa l'ha presa relativamente bene. Pensavo si preoccupasse, che si impanicasse, invece ok, sarà che mi ha sentita che comunque stavo bene. Infatti le ho detto: mamma, tranquilla, tutto bene, ho fatto un incidente, mi sono venuti addosso, insomma vieni quando è qualcosa. Adesso non mi ricordo le parole esatte perché tremavo tutta, ero tutta sotto shock, un po' avevo capito quello che era successo, ma allo stesso tempo cercavo appunto di stare tranquilla, di ricordarmi il numero di mia madre, di dire ok, adesso devo trovare il telefono, capire se mi sono realmente fatta male, perché poi sapete, queste situazioni sono sempre un po' particolari, perché quando c'è tanta adrenalina in corpo dopo un incidente, no, qualcosa, il corpo è sempre un po' imprevedibile, può essere che tu magari veramente hai qualcosa di rotto, ma nel momento esatto in cui devi fare le cose, le fai, perché sei portato a farle, no, anche proprio come istinto di sopravvivenza. Quindi ho detto ok, magari mi sono alzata presa da adrenalina, cose eccetera, non lo so, ho tipo tutta la gamba storta, quindi mi sono toccata, no, per capire, e per fortuna in realtà era tutto bene. Quindi poi mi sono girata verso la macchina che mi aveva presa per capire se la persona si fosse fatta qualcosa. Per fortuna anche la signora che era nella macchina appunto che poi mi ha preso stava bene fisicamente, era un po' scioccata mentalmente, e infatti insomma le persone che ci hanno aiutate hanno chiamato l'ambulanza e i vigili, che in questo caso ovviamente si devono chiamare. Io, essendo la primissima volta che mi capitava una cosa del genere, non sapevo bene cosa si dovesse fare, tant'è che sono scesa dalla macchina, appunto sono andata verso di loro, non avevo neanche messo il triangolo dell'incidente, cosa che poi ho fatto dopo, che PS, se vi può essere utile, almeno lo sapete, si trova dietro al portabagagli sotto, tipo c'era uno sportelletto nascosto. Quindi col fatto appunto che la signora era un po' stordita, io ho cercato di parlarle, non ha detto una parola, non ha detto scusa, non ha detto neanche che ne so, è colpa tua, che magari chissà che l'aveva detto la testa, non so nulla. Ci ho proprio parlato con questa signora, perché poi quando è arrivata l'ambulanza l'hanno messo il collare, l'hanno portata in barella all'ospedale. Io ripeto, per fortuna non ne ho avuto bisogno, avrei potuto andare per farmi vedere questo dito, però non sono andata perché sinceramente proprio non avevo voglia, preferisco evitarmela, e se c'è gente che veramente ne ha bisogno poi avesse sinceramente la strada più libera, ecco. Quindi io non so, poi è arrivato il figlio di questa signora, è arrivato mia madre, mi hanno fatto compilare una sorta di reperto personale su quello che era successo secondo il mio punto di vista, penso poi ovviamente l'abbiano fatto fare anche alla signora, i vigili hanno preso assicurato patente, libretto, insomma tutte quelle cose che si devono fare per stilare poi il rapporto, hanno cominciato a ispezionare tutta la zona per capire cosa fosse successo. Ovviamente si vedeva palese, poi io vi metterò anche le foto, che io ero sulla mia corsia, la botta è stata presa sulla mia corsia e io, cercando di diciamo sviare un pochino, poi sono finita contro il guardrail e poi sbalzata verso l'altra corsia ancora. Quindi insomma è successo un po' un casino, ovviamente io non vi so dire poi dopo la botta perché ero in macchina e non ero super 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 centrata. Le due macchine erano effettivamente la mia da una parte e quella della signora un po' più giù, che aveva perso una ruota e tutte cose. Era palese, ed è palese quello che è successo. Non mi va neanche di dare la colpa alla signora, cioè nel senso sì, è stata la sua macchina che ovviamente è uscita dalla sua corsia e è venuta verso di me. Non posso neanche dire nulla perché queste cose a volte, ok, c'è una ragione, può essere che la persona è ubriaca, ha assunto sostanze, ha preso un colpo di sonno, a volte magari può capitare veramente qualcosa così, cioè che alla persona prende un attacco di cuore, cioè veramente sono svariati i motivi per cui può succedere una cosa del genere. Io, non avendoci parlato con questa persona, non so effettivamente cosa le sia preso, quindi mi riservo proprio la cosa di dire ok, è successo, perché per come va bene magari un giorno lo sapremo, però l'importante è, ecco, che sia finito tutto bene, che sia io sia lei stiamo bene. Ho avuto tanta paura, più che altro perché veramente quando in questa situazione ti trovi la macchina che arriva verso di te, non puoi, cioè proprio non puoi fare nulla, cioè non hai il tempo di fare nulla. In qualche modo è durato un secondo, ma mi è sembrato un secondo infinito. È vero, vi giuro è vero quando vi dicono che quando succede una cosa del genere ti passa
passa tutta la vita davanti. Tu dici, ma com'è possibile? 24 anni di vita che ti passano in mezzo secondo. Però è così. Quante volte sentiamo, quella persona è cascata, se non avesse sbattuto la tempia sarebbe ancora viva, oppure ha attraversato le strisce, è passato quello e l'ha investito. Sono quei momenti in cui dici, poteva succedere, cioè poteva succedere qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. E non è come dice mia madre, ad esempio, mi ha detto, vedi però, se partivi un minuto dopo con la macchina, sicuramente non prendeva te, non succedeva niente, non puoi saperlo, purtroppo no. Non ci è dato saperlo. Poteva essere sì che cambiava tutto o non cambiava niente. Come si suol dire, l'effetto farfalla, no? Una cosa piccolissima che magari può cambiare tutto o niente. Quindi si vede che doveva andare così, non lo so, la prenderò in questo modo. Non ci voleva adesso perché... Poi quando vi spiegherò tra qualche tempo cosa devo fare, cosa avrei dovuto fare, non ci voleva adesso, però l'assicurazione poi sistemerà tutto con la macchina, eccetera, eccetera. Domani mi porteranno quella di cortesia. In realtà non credo di avere nessun tipo di trauma. Molto spesso quando vi capitano questi incidenti in macchina poi sentono di persone, no, perché adesso non guido più da sola, oppure faccio fatica, no, a fare certi tipi di cose. Credo non succederà, però finché ovviamente non mi rimetterò io al volante, non ve lo saprò dire. Il tratto che abbiamo fatto dal punto dell'incidente a casa dove guidava mia madre, in realtà sono stata molto tranquilla. Ecco, l'unica cosa, se non ci fossero stati i miei mi sarei impanicata ovviamente di più, perché documenti, cose, sapete, no? Essendo la prima volta che mi capita è una situazione un po' particolare. Per quanto posso sembrare adulta, in realtà non sono ancora piccola. Il fatto che poi, ecco, appena li ho chiamati siano venuti ovviamente subito, a me scoccia tantissimo essere un peso per gli altri, e lo so che è inevitabile, dovevo chiamare qualcuno per forza, però mi scoccia, ecco, aver dovuto mettere in mezzo anche loro, fargli perdere o no ore di lavoro domani, che dobbiamo andare adesso a portare documenti, finire le cose del verbale, bla bla bla, perdere altro tempo. Quindi la scocciatura più grande è quella. Ripeto, l'unica cosa è il dito, che penso si noti, è tutto gonfio e non riesco a tenerlo bene dritto, però non mi sembra rotto, non mi sembra niente. Adesso ci metterò un po' di ghiaccio, vedete è un po' storto, ma io ce l'ho sempre questo dito un po' storto, quindi non capisco se lo tocco, in realtà non mi fa troppo male. Poi ho un graffietto qua sulla mano, qua sull'indice, per il resto tutta intera grazie agli airbag. Ripeto, penso senza gli airbag avrei preso proprio una botta di faccia assurda. Quindi ecco, mi sento di dire, tutto bene ciò che finisce bene. State sempre attenti quando state in macchina per come guidate voi stessi, in primis, perché ovviamente ognuno come dovere ha quello di pensare a se stesso, anche per salvaguardare, vedete come in questo caso, gli altri, no? E poi state attenti anche agli altri. Mi è capitato tante volte in questi anni con la patente e la macchina di schivare situazioni eccetera. In questo caso purtroppo non ho potuto fare granché. Magari se non avessi neanche schivato verso la destra mi sarei fatta più male, oppure non sarebbe cambiato nulla, non si sa, non si sa. Ripeto, so, anche perché vi ho avvisato su Instagram, ecco, che vi siete preoccupati. Mi sarei preoccupata anch'io se avessi visto le storie di una persona che seguo, se avessi visto, no, la foto, la macchina tutta accartocciata. Quindi mi spiace per avervi fatto preoccupare. Ho fatto questo video così è come se mi togliessi questo peso di dosso e chiudessi un po' questa situazione per quello che mi sarà possibile. Poi insomma nei prossimi giorni dovrò un attimo stare appresso a queste cose, macchina, assicurazione, avvocati, bla bla bla, sperando che ovviamente la persona si prenda le sue responsabilità, perché poi lo sapete meglio di me. In queste situazioni la gente poi fa anche un po' la furbetta, quindi spero non sia questo il caso e che si riconosca effettivamente la gravità di quello che si è fatto, ci si metta una mano sulla coscienza. Quindi anche se la signora magari capiterà qua, non ce l'ho con lei assolutamente, poteva essere lei come qualcun altro, la prossima magari evitiamo. E poi vi dicevo, strammatizziamo un po', oggi mi sono pure truccata, quindi se mai mi fosse successo qualcosa, che ti è, per carità, almeno mi avrebbero trovata tutta sistemata per una volta oggi, dice va bene. E poi mi ha fatto troppo ridere questa cosa della canzone, vi giuro, io ce l'ho proprio in testa quel momento. Fumo la polvere dell'airbag che poi vi giuro puzza in un modo mai sentito, una cosa peggiore, e sentivo sta canzone di sottofondo, dico pure in quel momento, pure in quel momento comunque loro c'erano, in qualche modo mi hanno protetta. Mi ha fatto troppo ridere il fatto che io avevo il santino, come lo chiamavo io, sulle chiavi della macchina di JK, che era un keychain che mi aveva fatto Alessia con appunto la foto di Jungkook, e mi sono ritrovata quella foto incastrata nel finestrino della parte opposta quando stavo facendo le foto alla macchina. Cioè ho visto questo e mi fissava dal finestrino, vi giuro mi è venuto troppo da ridere, ho detto, cioè
impossibile questa cosa. Quindi questo è più o meno quello che è successo. State, ripeto, sempre attentissimi. Spero non capiti mai a nessuno di voi. E spero che non mi ricapiti più, perché è stato veramente brutto. Cioè, è proprio brutto vedersi arrivare una macchina davanti. Per fortuna non andavamo veloci, né io né la signora. Altrimenti penso sarebbe veramente andata peggio, nonostante airbag e tutto. Ringrazio il signore, ringrazio mio nonnino che da lassù sicuramente mi avrà aiutata. Tra l'altro avevo il suo tantino stavolta, vero tantino, nel portafogli. È stata la prima cosa che ho fatto quando sono scesa, ho preso la borsa, ho aperto il portafogli e ho baciato il suo tantino. Cioè, mi è venuto proprio spontaneo. Non sono una persona estremamente religiosa, però ecco, in questo caso che ci fosse mio nonno ne sono sicura. E basta, finiamo qua il discorso, perché se mi rimetto a piangere. Tra l'altro, quando ho chiamato mia madre, sapete quando scaricate la tensione, no? Ripeto, tutto bene, tutto ok, mi sono solo spaventata. Insomma, giustamente direi il minimo. Ora mi riprenderò. Oggi volevo stare un po' più tranquilla, però mi andava di buttare subito fuori questa cosa. Monterò qualche video di quelli che ho in arretrato, cercherò di non farmi bloccare da questa cosa. Riesco a superare questo tipo di cose. Spero anche il mio dito superi questa notte, altrimenti domani dovremo andare al pronto soccorso. Ma spero sia soltanto una contusione così momentanea. Vi mando un bacio, un abbraccio grande, di nuovo state sempre accorti, state sempre attenti, e noi ci vediamo presto con un nuovo video, senza brutte notizie, solo belle cose. Ciao.